200 giri, 1000 giri, perfino 10.000 giri. L'unica regola è che non si ferma mai, anche quando lo fa il tuo corpo. Madonna. Amy smise di correre solo quando raggiunse il centro del vasto parcheggio illuminato di arancione. Riprese fiato e si guardò intorno alla ricerca di auto della polizia. Ma il parcheggio era vuoto. Oh, andiamo, gemette. Dove diavolo siete? In mezzo allo spazio vuoto vedeva i fari di auto e camion sfrecciare sulla Route 77. Scorgeva perfino la rampa d'uscita che portava al raccordo. L'indirizzo che mi ha fornito non è valido, le aveva detto l'operatrice. Significa che, secondo il nostro sistema, l'indirizzo non esiste. Com'era possibile? Amy corse attorno al lato dell'edificio, le sneakers che schiaffeggiavano l'asfalto caldo, fino al lontano parcheggio secondario dove i dipendenti erano tenuti a parcheggiare i propri veicoli. C'era la Jeep di Ruth Annie, con l'adesivo sul paraurti che recitava: l'altra mia auto è un Harley. La Nissan Cube di Basil, con la targa Subaru scassata, che doveva essere di Matt o di Trinity. Poi c'era la sua triste Honda Civic che perdeva olio. Ma ancora nessun poliziotto. Amy non aveva altri che se stessa. Trovò a tentoni le chiavi nella tasca e aprì lo sportello dell'Honda. L'auto emise un ronzio, come se uno sportello socchiuso fosse il problema più importante della sua vita in quel momento. Non li stai abbandonando, si disse, stai andando a cercare aiuto. Era la cosa intelligente da fare, era una buona idea. Mise la sicura, accese il motore e puntò l'auto verso l'uscita. Poi schiacciò l'acceleratore prima di poter cambiare idea, diretta al raccordo che conduceva alla Route 77. Qualcuno deve uscire, disse a se stessa. Qualcuno deve uscire per cercare aiuto. Non significa che sto scappando via. Ma stava scappando via. Ecco cosa le aveva insegnato la sedia del guardiano Ward. Si arrendeva sempre, mollava prima del tempo, andava via. Era così tanto più facile non provarci. La sedia le aveva reso così facile arrendersi. Ai margini del parcheggio, Amy mise il piede sul freno. Da lì osservò le luci della superstrada, l'incessante flusso di auto, autobus e auto articolati. Senza dubbio, un'auto della polizia era lì, in cerca di un'uscita che gli agenti a bordo non avrebbero mai trovato. Si voltò a guardare il negozio. Da quella distanza non sembrava affatto minaccioso. Era solo un grosso scatolone beige fatto di materiali scadenti e buttato in mezzo a un mare di asfalto. Tutto il resto era fumo e specchi, un'esperienza programmata. Era più facile vedere questa realtà dall'esterno, era facile dimenticarla all'interno, e i suoi amici erano ancora all'interno. No, non i suoi amici, erano colleghi di lavoro, non amici. C'era una differenza, rammentò a se stessa. Ma Basil era tornato. Amy era convinta che non facesse altro che ripetere un mucchio di propaganda Orsk riguardo la responsabilità, ma lui faceva sul serio. L'aveva salvata dalla sedia e aveva affrontato un esercito di penitenti per proteggerla. E Matt si era rifiutato di andarsene senza Trinity. E Ruth Annie non sarebbe andata via senza di loro. Non sono tuoi amici, Amy ripeté a se stessa. Non sei tenuta a farlo, non sono una tua responsabilità. Chiuse gli occhi e sentì pulsare su tutto il corpo le ecchimosi e i tagli provocati dalla sedia tranquillizzante. Stare seduta al volante dell'auto le fece ricordare di quando era sulla sedia e si sentì pesante e calda. Era al sicuro con gli occhi chiusi. L'auto fece un balzo in avanti e si bloccò quando il suo piede scivolò dal pedale del freno. Amy spalancò gli occhi prima di appisolarsi di nuovo. Si morsicò la punta del dito che aveva perso l'unghia. Il dolore infuriò lungo il braccio, svegliandola del tutto. Ecco l'altra opzione, la sedia tranquillizzante. Era sempre lì ad aspettarlo.
alzarsi. Sterzò bruscamente, tornò all'entrata principale, parcheggiò sulle strisce gialle dove una scritta vietava di fermarsi o sostare. Si incamminò verso le porte e scoprì che si erano richiuse, sbrancandosi da sole. Ovvio che l'avevano fatto, con le mani a coppa. Amy spirciò lo charums attraverso il vetro, vide le ombre avvolgersi a spirale nell'oscurità, svolazzare tra i corridoi, gocciolare lungo le pareti. Le viscide creature volevano essere lasciate sole con Ruzzenny, Matt, Trinity e Basil. Amy era riuscita a fuggire, non la rivolevano indietro, ma Basil non aveva detto che la porta dell'entrata dipendenti era ancora rotta. Corse all'ingresso laterale, diede uno strattone alla porta, si aprì senza difficoltà e alla luce arancione del parcheggio Amy vide che il marchio sulla parete opposta era fermo alle 3:15. Solo guardare di nuovo dentro il negozio fu sufficiente a farle battere il cuore all'impazzata. Quella era la sua ultima chance per andare via. Era la sua ultima chance per comportarsi da persona intelligente. Sentiva la puzza acida e paludosa nel negozio e l'aria che si riversava dalla porta era fredda e stagnante. Prima di poter cambiare idea, entrò. La prima sosta sarebbe stata la sala relax. Era lì che avevano promesso di ritrovarsi. Anche se non ci fosse stato nessuno, lì poteva reperire torce e kit di pronto soccorso, cose utili. Usando il cellulare di Basil per farsi luce, lo puntò a sinistra e vide la base delle scale che portavano al primo piano. Amy si costrinse ad andare in quella direzione e sobbalzò quando la porta si richiuse con forza alle sue spalle, sigillandola all'interno. Il telefono di Basil proiettava una slavata luce digitale sulle pareti mentre Amy si incamminava verso le scale. Il sensi in modalità di massima allerta. Giunta in cima, svoltò in un corridoio bordato dalle porte degli uffici. Ciascuna nascondeva qualcosa. Ciascuna era sul punto di aprirsi e mostrare qualcosa che lei non voleva vedere. Alla luce del cellulare, vide che i muri erano costellati di crepe. Trasudavano acqua. La pittura si sollevava in bolle. Si staccava a scaglie e si depositava in cumuli sul pavimento. Qualcosa guizzò a terra. Un altro ratto, bagnato e schifoso, che sfrecciava rasente la parete e svaniva nell'oscurità. Amy si impose di calmarsi. I ratti erano l'ultima delle sue preoccupazioni in quel momento. Non erano altro che disorientamento programmato. Inspirò a fondo e proseguì lungo il corridoio e poi lo sentì. Un leggero grattare da dietro una delle porte. Ormai non ha più senso aver paura, disse Amy. Si disse Amy, osservando la propria mano posarsi sulla maniglia e girare il pomello. La porta si spalancò. Dentro c'era un ripostiglio pieno di risme di carta e pennarelli neri, spilatrici, cartucce per stampante, ogni cosa disposta con cura e ordine sugli scaffali. Ma ai piedi della parete in fondo, nel cartongesso, era stato aperto un buco. Era circondato da graffi e i bordi erano macchiati di scuro. Un vento freddo e rancido soffiava dalla breccia e qualcosa sul pavimento attirò il suo sguardo. Amy si chinò a raccoglierlo. Un tubetto di burro di cacao Blistex. Medicated Berry. Lo lasciò ricadere e tornò nel corridoio. Aveva il presentimento che la sala relax sarebbe stata vuota una volta giunta lì e aveva ragione. Cosa che fece fu aprire la cassetta del pronto soccorso fissata alla parete accanto alla porta. Il sollievo la pervase quando vide la torcia gialla agganciata all'interno. La tirò fuori e l'accese. D'un tratto nella stanza si fece pieno giorno. Amy infilò in tasca il cellulare di Basil e puntò la torcia sui muri. Controllò sotto i tavoli Arsley. Tanto per essere sicura. Niente ratti. Niente uomini in pigiama a strisce, niente Matt, niente Ruzzenny, niente Trinity, niente Basil. Qualcosa di freddo
luce della torcia rivelò altre ombre, qualcosa di piccolo e argenteo le cadde davanti. Amy alzò lo sguardo ed emise un verso strozzato, poi si schiacciò contro il muro, il più lontano possibile dal centro della stanza. La macchia sul soffitto si era allargata. Era un enorme bozzo gravido, gonfio di acqua gialla che gocciolava in un'ampia pozzanghera al centro del pavimento. Sembrava sul punto di rompersi da un momento all'altro. Rivoletti di acqua sporca scrosciavano lungo le pareti nel secchio dei Magic Tools, scorrendo su pile di fradici cataloghi Orsk, o quello che ne restava. Adesso erano rovesciati e mescolati a fogli di registro ingialliti, compilati in una calligrafia accurata. Il foglio in cima era datato 5 maggio 1839. In breve, questa commissione ritiene che il Cuyahoga Panopticon altro non sia che una fabbrica per la produzione di pazzi. Molti dei penitenti hanno perduto il senno nell'anestetica routine del lavoro ripetitivo, altri hanno ceduto alla disperazione e si sono sfigurati. La ruota è stata scollegata dalla sua mola. I penitenti che andrebbero impiegati in un lavoro retribuito vengono inviati alla manovella fino a che sono troppo compromessi per continuare e non si osserva alcuna attività remunerativa. Il direttore Joshua Ward non solo è a conoscenza della situazione, ma sembra goderne. La nostra raccomandazione è la chiusura immediata. Amy lasciò cadere il foglio. Quelle informazioni non dicevano niente che già non sapesse. Non c'era altro da vedere lì. Non sarebbe arrivato nessuno, era tempo di andare avanti. Diede un'ultima occhiata in giro per la stanza e notò che il cartello alla parete era cambiato. Prima il messaggio recitava: il lavoro fa di Orsk una famiglia e il lavoro è una libera scelta. Ma l'acqua che scorreva aveva consumato molte delle lettere, adesso diceva semplicemente il lavoro libera. Aveva quasi varcato la soglia quando udì bisbigliare. C'era qualcuno lì vicino, un farfugliare le grattava i timpani. Fece guizzare la torcia tutto intorno, ma era sola. Poi accostò l'orecchio alla parete bagnata e sussurrò: ehi! La replica fu così forte che Amy saltò indietro. Mi nascondo, nascosta, non può trovarmi, non può vedermi, vado avanti. La voce era roca e sibilante, Amy la riconobbe all'istante. Ruthenny, qualcosa batté e frusciò dall'altro lato del cartongesso. Amy premette la mano contro la parete, artigliando invano la pittura. Ruthenny, disse, adesso ti tiro fuori di qui. No, bisbigliò Ruthenny, qui dentro non possono vedermi. Chi non può vederti? Le viscide creature. Sei entrata lì dentro dallo sgabuzzino. Ho fatto un nascondiglio, rispose Ruthenny. Qualcosa di tagliente raspò contro l'altro lato del muro, sembravano unghie. E poi a Amy tornò in mente il buco scavato nella parete del ripostiglio e il fluido scuro intorno ai bordi. Sei ferita? Le chiese. Fa male all'inizio, disse Ruthenny. Fa un sacco male, ma adesso non possono trovarmi. Torna al buco, disse Amy, accostando i palmi alla parete. Riesci a trovare la strada fino al ripostiglio? Ci vediamo lì. Bam! Qualcosa sbatté contro l'altro lato del muro, sbalzando Amy all'indietro. Ruthenny prese a farfugliare terrorizzata. Stanno arrivando. Il buco. Vediamoci al buco. Amy corse di nuovo lo sgabuzzino. Non capiva come avrebbe fatto a passarvi attraverso. Ma c'era riuscita Ruthenny. Poteva farcela anche lei. Si accovacciò, pronta a infilarsi nel vano.
cosa vi stava già strisciando attraverso. Una mano, nera di sporcizia, avvolse le dita attorno al bordo dell'apertura. Aiutami, sussurrò Ruth Annie. Dammi l'altra mano, disse Amy. Afferrò entrambi i polsi di Ruth Annie e capì subito che c'era qualcosa che non andava. Le braccia di Ruth Annie erano viscide di sangue e Amy non riusciva a mantenere la presa. Si asciugò i palmi sui jeans e riprovò, tirando con più forza, guidando la testa e le spalle di Ruth Annie attraverso l'apertura. Andrà tutto bene, la rassicurò. Sarei a casa sul divano a guardare Real Housewives. In men che non si dica, basta viscide creature. Amy sentì qualcosa di sbagliato nei polpastrelli di Ruth Annie. Erano duri come calli, ma le unghie non c'erano più e la carne tutti intorno era scorticata. Scavando il buco, Zenny si era consumata le dita fino all'osso, nel vero senso della parola. Dio. Ogni dito culminava in una punta bianca insanguinata. Amy, urlò Zenny, qualcosa l'aveva presa, la stava tirando con forza all'indietro, di nuovo nel buco. Amy la afferrò per le spalle, ma qualsiasi cosa vi fosse dall'altro lato era troppo forte. Resisti, disse Amy, non voglio vederle. Farfugliò, non ti lascio andare, la rassicurò Amy. Puntò i piedi contro la parete e si protese all'indietro, ma Ruth Annie stava sfuggendo alla sua presa. Sprofondava di nuovo nel buco, affondando nell'oscurità. Aiutami, Amy si tuffò di testa nel varco. Dietro il muro c'era un angusto passaggio incorniciato da cartongesso e condutture metalliche. Era troppo basso per strisciarvi i carboni. Amy avanzò sulla pancia, usando i piedi per darsi la spinta. Ruth Annie stava scivolando all'interno, le mani insanguinate che schiaffeggiavano i tubi di alluminio senza riuscire a trovare un appiglio. Amy si lanciò in avanti, afferrando i polsi con entrambe le mani. La torcia rotolò via, creando un effetto strobo nel passaggio. Ti tengo, disse. Non ti lascio andare, lo giuro. Ruth Annie si limitò a scuotere la testa. D'un tratto la sua voce era calma, come se avesse avuto uno sprazzo di lucidità sul suo destino. Non sei abbastanza forte. Sì che lo sono. No, non lo sei. Tu sei una e loro sono troppi. Ma voglio che tu sappia una cosa, tesoro. Non è colpa tua. Qualunque cosa stesse tenendo Ruth Annie, tirò più forte, strappando i suoi polsi dalla presa di Amy, trascinandola più a fondo nell'oscurità. Amy avanzò, dimenandosi, ma non era abbastanza veloce. Non riusciva a restare al passo. Ruth Annie, urlò. L'amica non sembrava affatto preoccupata. Non poneva più resistenza. Aveva smesso di lottare. Non temere, stava dicendo Ruth Annie. Se io non le vedo, loro non vedono me. Poi, senza esitazione, si infilò la punta ossoluta delle dita nella cavità oculare e tirò giù con forza lungo la faccia. No, gridò Amy. Afferrò la torcia e la puntò nell'intercapedine, ma era troppo tardi. Ruth Annie non c'era più. Non restava che impronte insanguinate sul cartongesso e il suono di un corpo senza vita che veniva tirato giù nelle viscere del negozio. Ruth Annie l'aveva abbracciata quella mattina quando pensava che l'avrebbero licenziata. Snoopy era seduto sul divano, aspettando che lei tornasse a casa a guardare la TV. Non aveva esitato quando Carl si era fatto del male, si era tolta la camicetta e aveva tentato di arrestare l'emorragia. Ruth Annie era stata la migliore tra loro. Qualcosa si indurì dentro di lei e Amy si ripromise di tirare fuori gli altri, tutti quanti. Non importava cosa avrebbe tentato di fermarla o quello che le sarebbe toccato affrontare. Aveva mollato la spugna già troppe volte nella vita, non l'avrebbe fatto anche adesso. Qualsiasi cosa fosse accaduta a Ruth Annie, non sarebbe successo a nessun altro. Amy si tirò fuori dal buco, graffiandosi la pelle sulle costole. Si chiuse piano
alle spalle la porta dello sgabuzzino e si fece strada verso il resto dell'edificio, fino alle porte girevoli che conducevano alla caffetteria. Spense la torcia e spinse una delle porte, entrando nello showrooms. Di fronte a lei la luce arancione delle vetrine della caffetteria sulla destra. Scorse le scale mobili e la scalinata che portava giù al mercato. Bambini era sulla sinistra e intravedeva abbastanza delle sue forme nella penombra per riuscire a orientarsi. Aveva abbassato la guardia, perciò quando qualcosa si mosse alla sua destra, Amy accese la torcia e la puntò nella caffetteria. La prima cosa che vide fu la schiena di un uomo. Indossava una rozza giacca grigia attraversata da ampie strisce. Sotto il suo sguardo la figura allungò le braccia sulla destra e prese una sedia Arsley dall'uomo accanto a lui. La teneva per le gambe all'altezza del petto e se la passarono come se stessero sgomberando i mobili dalla casa di un amico. Poi l'uomo passò la sedia a un altro uomo sulla sinistra che la passò a un altro ancora. E un altro lungo tutto il cerchio. Vedere quanti fossero la lasciò senza fiato. Ne contò 21 prima di fermarsi. Se ce n'erano di più non voleva saperlo. Gli uomini la ignoravano, passandosi almeno una dozzina di sedie in tondo, lavorando ritmicamente, meccanicamente, come pistoni di un macchinario. Qualcosa si mosse nell'oscurità della scalinata e Amy si affrettò a puntare la torcia in quella direzione. Quattro persone ombra stavano salendo le scale. Non erano scheletriche e sudice come gli uomini nella caffetteria. Indossavano cappucci e alla cintura portavano un manganello. Avanzavano verso di lei, inesorabili come robot. Amy capì che si trattava dei carcerieri, delle guardie, di coloro che davano la caccia ai fuggiaschi e punivano i piantagrani. Sapeva che stavano venendo a prenderla. Amy aveva distolto lo sguardo dagli uomini nella caffetteria solo per un istante, ma quando si voltò di nuovo si accorse che avevano posato a terra le sedie e la stavano fissando. Le si seccò la saliva nella bocca e lo stomaco si riempì di acido. Se fosse riuscita a restare lucida sarebbe corsa via, ma era inebetita dall'impatto dell'attenzione degli uomini. La cosa peggiore erano le facce, imbrattate, oscurate, coperte da un velo nero, come se qualcosa avesse sbavato i loro lineamenti con una gomma sporca, lasciando nient'altro che chiazze di ombra, niente occhi, niente bocca, né naso o umanità. La loro individualità era stata cancellata. Amy guardò di nuovo le scale. Gli uomini incappucciati avevano raggiunto il piano. Scossa bruscamente dal suo torpore, si voltò verso bambini e fuggì. Spense la torcia sperando che il buio la nascondesse. Sentiva corpi muoversi dietro di lei, inseguendola, ma non osò voltarsi. Sapeva esattamente dove andare, sfrecciando e schivando mobili attraverso i cunicoli bui di bambini. Si precipitò tra le torri scure di guardaroba, costeggiò bagni, raggiungendo infine all'allestimento di una camera da letto fin in burrun. Inclinò la torcia verso il basso e scrutò tutto intorno con il fascio di luce. Il pavimento era coperto di terra, macchie di fango e grumi di sudiciume nero che formavano una scia a partire dal sistema modulare del guardaroba Masonic. Proprio da dove era partita, di fronte all'armadio, in fondo all'angusto corridoio color ruggine, una finta porta di legno era spalancata come la bocca di un clown, invitandola a entrare. Basil era laggiù, forse anche Matt e Trinity. Era troppo tardi per Uzzerni, ma Amy poteva ancora salvare qualcuno. Doveva andare, costringendosi a respirare a fondo, riempiendosi i polmoni di rancido lezzo paludoso che arrivava a raffate insieme alla
che si addentrava nel cuore dell'alveare. Capitolo 14. Jod Lop. Un passo lento e costante, un'attenta postura eretta sono caldamente raccomandati quando indossate questa paralizzante calotta di ferro, fornendo a cranio e collo il peso necessario per chinarsi in un permanente atteggiamento di sottomissione. Jod Lop è dotato di un campanello che avviserà tutti del vostro arrivo. Mi piace leggerlo in questo tono. In qualche modo il corridoio si era ristretto dalla sua ultima visita e la puzza rancida di decomposizione riempiva la testa di Amy. La torcia perlustrava il passaggio, illuminandolo fino al soffitto, mettendo in fuga le ombre. L'intonaco delle pareti sgretolate era fradicio e marcio, come la pelle di un lebbroso. Il pavimento granuloso era cedevole e lesionato. Il soffitto riluceva di stalattiti di acqua sporca e melma. Amy corse lungo il passaggio. Più avanti svoltava a destra, scomparendo nell'oscurità. Raggiunto l'angolo, esitò e poi puntò la torcia dall'altro lato, facendo capolino con la testa. Il corridoio si estendeva silenzioso e trepidante in attesa. Dopo un'altra decina di metri, il passaggio si biforcava in una T. Amy girò a sinistra, guidata più che altro dall'istinto. Girò a sinistra, poi a destra, ancora a destra e di nuovo a sinistra, addentrandosi sempre più profondamente nell'alveare. Il corridoio continuò a restringersi fino a che le sue spalle presero a strisciare contro le pareti. Amy tese al massimo le orecchie per cogliere eventuali voci, sperando di sentire Basil o Matt o Trinity. Ma udì solo il leggero gocciolio dell'acqua che colava lungo i muri e si raccoglieva in pozzanghere ai suoi piedi. La claustrofobia cominciava a insinuarsi e Amy provò la gelida, viscerale certezza che se avesse tentato di tornare sui suoi passi, i corridoi alle sue spalle non sarebbero stati gli stessi. Disorientamento programmato, rammentò a se stessa. Continuò a camminare. Destra, sinistra, sinistra, destra. Un ago di acqua fredda cade dal soffitto e le scivolò lungo la nuca, colpendola come una scarica elettrica. Amy allungò una mano per asciugarsi. Nel liquido mulinava una disgustosa sostanza gialla, come pus da una pustola incisa. Il peso delle pareti premeva attorno a lei, rendendo l'aria difficile da respirare, dandole il mal di testa. Sinistra, destra, destra, sinistra. Amy svoltò un angolo e si bloccò. Aveva raggiunto un diverso tipo di corridoio, senza le pareti intonacate che trasudavano. Il passaggio era rivestito su entrambi i lati da alte inferriate simili a porte larghe 60 cm, attraversate da sbarre scheggiate. Amy non sapeva cosa fare. L'acqua fredda picchiettava sui suoi capelli, spronandola a proseguire. Era impossibile capire se le inferriate fossero chiuse a chiave o se qualcosa si nascondesse nell'ombra dietro di loro, ma era certa di essere ormai vicina. Il negozio aveva cercato di impedirle di trovare questo posto, aveva cercato di confonderla, ma lei l'aveva trovato comunque. Fece un passo avanti, poi un altro. Basil, chiamò sottovoce. Matt, Trinity. Più avanti a sinistra, un pallido verme bianco uscì tremolante da una grata. Amy si avvicinò e si accorse che era un dito. Mani umane stavano strisciando fuori dalle grate. Si infilavano a forza nei varchi e si tendevano verso di lei, percependo il suo calore. Dita luride si agitavano nell'aria fredda come anemoni di mare, fiutandola con i polpastrelli. Amy illuminò il corridoio con la torcia e le grate esplosero della pallida carne di centinaia di mani che si incuneavano tra le sbarre, le pareti popolate di dita simili a capelli vivi, mentre Amy si precipitava lungo il corridoio, quelle le sue
seni tentavano di afferrarle i vestiti e affondare nella sua pelle. Il passaggio culminava in un'altra T a sinistra. Amy vide più o meno la stessa cosa, altre inferriate, centinaia di mani frementi. Andò a destra. Adesso l'acqua gocciolava più veloce, cadendo come pioggia. Amy si asciugò la faccia con la manica, svoltò un altro angolo. Ormai si era persa del tutto, ma sapeva di essere vicino a qualcosa. Questo nuovo corridoio aveva stanze molto più ampie e intervallate. Si costrinse a puntare la torcia in ciascuna. Avevano tutte quante mobili portati dallo showroom, come se i penitenti fossero insetti che rifornivano il nido per l'inverno. Dentro una stanza c'era una scrivania con merspec, con dietro la sua poltroncina disposta ordinatamente. In un'altra un futon scoptixi lurido di muffa è appoggiato a una parete. Un'altra ancora presentava terrine di vetro fracassate, le cui schegge luccicavano alla luce della torcia e creavano un fitto tappeto in attesa di aprire vene e arterie. L'ultima stanza in fondo al corridoio era dotata di una porta asciugamani modulare Mungo. Consisteva in due sbarre di acciaio satinato, ciascuna della cattivante linea affusolata, una superiore per le salviette più grandi e una inferiore più sottile per gli asciugamani. Era uno dei best seller di bagni ed eccolo lì, con appeso il corpo di un uomo. Aveva i polsi legati dietro di sé, fissati alla sbarra superiore con lacci di cuoio. Le gambe erano piegate e i piedi incrociati uno sull'altro e legati alla sbarra in basso, così che il corpo formava un grottesco arco cascante. Una federa Whitiful, gocciolante di fluidi scuri, gli copriva la testa come un cappuccio. Emmy riconobbe all'istante la maglietta e i pantaloni. La figura si riscosse e Emmy sentì il tenue suono battato di una campanella. Basil, bisbigliò. Lui mise un cupo gemito, sofferente, e si dibatté da una parte all'altra. Il tintinnio della campanella risuonò stranamente forte nella piccola stanza. Sono io, disse Amy. Va tutto bene, sono tornata. Prese il lembo della federa tra due dita e lo tirò via dalla testa. Fasce d'acciaio erano serrate attorno al suo cranio, formando una gabbia tenuta ferma da viti di ferro e chiusa attorno al collo da un bullone. Dal collare pendeva una rossa campana metallica. Uno degli occhi di Basil era così gonfio che si apriva malapena. L'altro era incrustato di sangue. Il labbro inferiore era spaccato, gli zigomi tumefatti e gonfi. Basil voltò la faccia spappolata verso Amy, cercando di individuarla. Biascicò. Adesso ti tiro giù, disse lei. Basil prese ad ansimare con violenza e mi studiò il legaccio di cuoio che gli bloccavano i polsi. Erano stati tirati a tal punto che i nodi sembravano d'acciaio. Poi vide che il peso di Basil aveva fatto saltare le viti da un lato del corpo inferiore del mungo. Premette la pianta del piede contro la parete, tirò la sbarra e il peso di Basil fece il resto. Lui cadde di faccia sul pavimento, colpendolo con la spalla e il collo, e ululò di dolore mentre la campanella tintinnava furiosa. Eliminata la tensione dei lacci, Amy fu in grado di sciogliere i nodi. Infilò i piedi nei cappi di cuoio e li abbassò delicatamente verso il pavimento. Più complicata era la gabbia stretta attorno alla testa. Tentò di svitare il bullone inserito nel collare ed emise uno strozzato verso di sollievo quando quello cominciò a girare. Poi bastò solo allentarlo, aprire il fermaglio e far volare lo strumento di tortura dall'altro lato della cella. Libero da quel peso, Basil giacque in un mucchio di scomposto ansante, con la faccia rigata di lacrime
innocenti. Adesso ti giro, lo avvertì Amy. Quando lo fece rotolare su un fianco, Basil rantolò. Amy lo afferrò per le braccia, tirandogliene da sotto il corpo. Gli sfregò i polsi nel tentativo di riattivare la sensibilità. Riesci a sentirmi? Gli chiese. Il braccio, disse Basil, è rotto. Amy non ne aveva idea, non sapeva che aspetto avesse un braccio rotto. Adesso ce ne andiamo da qui, disse. Il negozio proverà a fermarci, ti disorienterà, ti entrerà nella testa e cercherà di confonderti e controllarti. Ma se resti concentrato puoi ignorarlo, devi lottare, capisci? Basil sembrava sofferente, chiuse gli occhi. Ti avevo detto di andare via. Quando mai ho fatto quello che mi dicevi? Replicò Amy. Basil fece una smorfia e Amy non capì. Le sue labbra si tesero sui denti insanguinati. I guanci e fronte si corrugarono. Amy si rese conto che stava sorridendo. Bile di reparto. Bonfunchiò Basil. Cosa? Lui si schiarì la voce e sputò sangue. Sei responsabile di reparto, disse. Lo sapevo. Con l'aiuto di Amy, Basil si alzò in posizione seduta e si appoggiò all'intonaco bagnato. È stato il direttore, disse a bassa voce, Joshua Ward. È stato lui a farmi questo. Ha detto che ero debole, inefficace. Ha detto che avrebbe gestito le persone affidate a me. Sei un bravo manager, Basil. Lui scosse la testa. Dov'è Trinity? È ferita, rispose Amy, ma è ancora nel negozio. Matt la sta cercando. Matt sta bene? Non proprio, disse Amy. Esitò incerta se raccontargli il resto. Penso che Ruth Annie sia andata. Andata in che senso? Morta. Amy deglutì. E fu come inghiottire un pezzo di vetro. Basil appoggiò la testa al muro e chiuse forte gli occhi. Lo sapevo. Che non avrei dovuto portarla qui stanotte, lo sapevo. L'ho fatta uccidere io, ho fatto un casino e Ruzzani è morta. Non è colpa tua, lo confortò Amy. Tutto questo non è colpa di nessuno. Basil scosse la testa. È stata una mia scelta, replicò. Vi ho portate entrambe qui. Mi serviva una scusa per parlare con te. Cosa? Pensavo di poter scoprire perché sei popolare. Spiegò Basil, perché tutti parlano con te. Non sono poi così popolare. Si schermì Amy. Io sono noioso, continuò Basil. Ho dovuto diventare responsabile del piano prima che qualcuno parlasse con me. Amy si soffermò a riflettere. Ci sono cose peggiori che essere noiosi, osservò alla fine. Rimasero seduti lì, così a lungo che Amy pensò che Basil si fosse addormentato. Andare, disse. Potrei riposarti una volta usciti da qui. Cercò di aiutarlo a rialzarsi, ma Basil non sembrava ansioso di affrontare di nuovo lo showroom. Amy capì che doveva motivarlo. Hai una sorella che ti aspetta. Ha bisogno che torni a casa, dico bene. Domani è il suo compleanno, disse Basil. Anzi, oggi, suppongo. Come si chiama? Jeanette. Ma tutti i nomi difficili. Jeanette. Anni. Cosa l'hai preso? Lego, rispose. Vuole un iPad, ma abbiamo un budget. E la torta? Gliel'hai comprata una torta? Ne farò una io. È una cosa che facciamo, una tradizione. Allora sarà meglio portarti via da qui, questo posto, disse Amy. Sarà meglio portarti a casa, così potrai preparare la tua torta. Ancora un minuto, chiese Basil. Lasciami riposare ancora un minuto. Amy rimase seduta accanto a lui. La torcia si stava esaurendo, ingiallendo fino al colore delle ossa vecchie. D'accordo, ancora un minuto. Era una bella sensazione starsene seduti e basta, senza muoversi, senza correre. Sembrava bello e giusto. Potevano rimanere lì e starsene al sicuro, fino a che il turno del mattino non li avesse trovati. Non c'era alcun bisogno di aver paura né di prendere altre decisioni difficili. La luce della torcia si fece sempre più tenue. Alla fine si sarebbe spenta e loro avrebbero potuto restare lì al buio ad aspettare. Un'altra parte della mente di
con l'unghia mancante e lo strinse con forza fino a che il suo campo visivo si riempì di stelle abbaglianti. Il dolore la costrinse a rimettersi in piedi e pensare lucidamente. Batté le mani e il suono riecheggiò brusco tra le pareti della stanza. Basta fermarsi, annunciò. Non possiamo fermarci fino a che non saremo usciti. Beh, si alzò lo sguardo, disorientato. Ancora un minuto e poi basta. No, disse lei, afferrandolo per un braccio e tirandolo su. È in questo modo che il negozio vince, quando smettiamo di provarci, quando siamo pigri. Forza, Basil, muoviti. Si sentiva un insegnante di ginnastica che batteva le mani e blandiva, tirava e minacciava, ma alla fine riuscì a far rialzare Basil. Caspita, biascicò lui, con le labbra spaccate, barcollando sulla destra. Amy lo acchiappò sotto le costole e lo sorresse mentre il sangue riprendeva ad affluirgli nelle gambe, provocandogli una cascata di aghi e spilli nei polpacci e nei piedi. Basil si ingoppì per il dolore e Amy lo aiutò a reggersi mentre la sensazione passava. Seguimi, rispose Amy con grande sicurezza, nonostante barcollasse nel buio. Si ricordò che qualcuno le aveva detto che per uscire da ogni labirinto occorre sempre seguire il muro sulla destra. Non era granché come piano, ma comunque qualcosa su cui concentrarci, un obiettivo che avrebbe tenuto il negozio fuori dalla sua testa. Aiutò Basil a uscire zoppicando dalla cella, ma sulla soglia le sue gambe cedettero e lui cadde a terra. Fa freddo, gemette. Nella penombra Amy vide che i piedi nudi di Basil erano bagnati. Una sottile lastra di acqua stava ricoprendo il pavimento, scorrendo fin nel corridoio. Piccole cateratte andavano formandosi attorno ai suoi talloni. Si è versato qualcosa, ipotizzò. Tubo rotto, la corresse Basil mentre lei lo aiutava a rialzarsi. Aveva ragione, stava arrivando d'altra acqua, gonfiandosi sul pavimento. Era profonda al massimo un paio di centimetri, ma non accennava a smettere. Cominciarono a camminare più in fretta e i loro passi riecheggiavano nel corridoio. Come usciamo da qui? Domandò Basil. Amy stava per spiegargli la sua teoria di labirinti quando le venne un'idea migliore. Seguiamo l'acqua, disse. L'acqua trova sempre una via di uscita. Aria gelida si levava dall'acqua man mano che sguazzavano nel corridoio e svoltavano un angolo, tornando a uno dei passaggi bordati da grate. Un mare di mani si allungò tra le sbarre, agitate dal loro arrivo, percependo il loro odore. Ma che diavolo? Fece Basil. Amy gli porse la torcia morente. Tieni la puntata in avanti e stammi vicino. Sono troppi, disse lui. Non vedo molte alternative, replicò Amy. Ha intenzione di piantarmi in asso. Basil scosse la testa. Prima che potesse cambiare idea, Amy lo afferrò per la cintura ed entrò nel corridoio. Le mani la attaccarono veloci, pipistrelli alpini che uscivano svolazzanti dalle tenebre, tentando di colpirla in faccia. Mani che agguantavano, mani che frugavano, mani che pizzicavano. Amy abbassò la testa e affrontò la tempesta. Mani le afferrarono i capelli e strapparono ciò che si insinuarono nella sua bocca. Le agganciarono le guance, le tirarono i vestiti, le schiaffeggiarono gli occhi, provocando lampi di luce bianca dentro il suo cranio, cercando di farle perdere l'equilibrio, di attirarla verso di loro. Incespicando, tremando, mugolando, coperta della sporcizia delle mani luride, avanzò barcollante, trascinandosi dietro Basil per la cintura. Cercò di allontanare da sé la foresta di mani, ma loro le ghermirono le dita e le spaccarono le nocche mentre si avventavano sulla sua faccia e poi sparirono. Amy e Basil arrancarono come due nuotatori che raggiungono la spiaggia e si fermarono in fondo al corridoio, trafelati
lasciò andare la cintura e si piegò in avanti, sentendosi sporca. I tuoi capelli, disse Basil, te li hanno strappati. Amy alzò le braccia e si tastò il cranio. Era appiccicoso di sangue, qualcosa di freddo le toccò i piedi, facendolo sussultare. L'acqua le stava inzuppando. Le Chuck Taylor. Continua a camminare, disse. Ci siamo quasi. Andarono a sinistra, a destra e di nuovo a destra, sempre seguendo il flusso dell'acqua. Amy sapeva che più acqua significava che stavano andando nella direzione giusta. L'acqua seguiva sempre la via più facile. La torcia ormai fendeva a malapena le ombre. Era solo un chiarore che si rifletteva a fioco sulla superficie della crescente corrente nera. Malgrado le ferite, Basil si teneva al passo con lei. Quando restava indietro, lei lo afferrava per il braccio buono e tirava, e insieme continuavano a procedere svelti, come ratti in fuga da una nave che affonda, pensò Amy. Infine svoltarono l'ennesimo angolo ed ecco, circa 6 metri più avanti, il retro di un'economica porta bianca di legno. Era l'uscita per lo showroom. L'acqua si stava raccogliendo lì. Avanzando tra gli schizzi, Amy girò la fredda maniglia e spinse. La porta si aprì e l'acqua si riversò fuori come una cascata, spargendosi in tutto il reparto camere da letto e sparendo sotto Pycones e Finimbrun. Uno showroom allagato, borbottò Basil, accasciandosi sul letto della mostra. I capi andranno in estasi. Questa è l'ultima delle nostre preoccupazioni, ribatté Amy, riprendendosi la torcia. Poi vide dove era seduto Basil. Camera da letto, disse. Siamo in camera da letto, andiamo. Si avviò di corsa, portandosi dietro la torcia. Basil lo seguì. Il debole fascio di luce guizzava e tremolava come una candela. Amy la sollevava in alto e poi la puntava in basso, arrampicandosi sopra i letti. Cosa stai cercando? Domandò Basil. I borsoni, rispose. In quello di Matt c'erano delle torce. Questo posto è enorme, Amy, non riusciremo mai a trovarli. Amy smise di sfrecciare da una parte all'altra e localizzò il suo obiettivo. Si lanciò sul musk, vi infilò sotto la mano e ne tirò fuori una sacca nera e cucciolante. Stavi dicendo, disse. Infilò le braccia nella cerniera aperta, rovistò dentro e poi capovolse il borsone, scuotendolo sopra il letto. Cadde fuori una lunga maglietta nera. Basil la agguantò e l'accese. Un potente fascio di luce bianca balenò nel buio. Sei il nuovo supereroe, disse Amy. Adesso andiamo, dobbiamo trovare gli altri. Basil mosse rapidamente la torcia da una parte all'altra di camere da letto. Fermo, urlò Amy. Era troppo tardi, l'arco di luce mostrò cosa c'era attorno a loro. I sudici fantasmi a centinaia, sparpagliati tra i mobili. Ovunque la luce di Basil si posasse, c'erano altri penitenti che li aspettavano con infinita pazienza, circondandoli, affollando lo showroom. Amy si ricordò di essere stata agguantata e portata alla sua sedia e una lancia di puro terrore le trafisse la spina dorsale, paralizzandola. Centinaia di questi non uomini, con le facce sbavate, le accerchiavano, inanimati, senza respirare, immobili come cadaveri, silenziosi come tombe. Poi ci fu un trambusto. Da qualche parte, in mezzo alla massa, un gruppetto di figure si spostò da un lato, facendo largo a qualcuno che emergeva dai loro ranghi. Finalmente la figura apparve dall'incolore folla di morti. Carl, o meglio, il guardiano Joshua Ward, che si tamponava le labbra con un campione di stoffa, la faccia un ghigno distorto di puro odio. Penitenti del Cuyahoga, affidati alla tutela e alle cure di direttore Joshua Ward, numero 00314, nome Harold Asher, vagabondaggio e paratteria, condanna a 4 anni, settembre 1831. Non riesco a leggere la scrittura. Vediamo una
sia grave, ma lo sospetto, ma non capisco, di assenteismo, lo sospetto di assenteismo, niente così certo, quanto il fatto che i mali dell'ozio possano essere scacciati. Non riesco a leggere bene questa scritta.